Ecco, questo è il Dreams Dominicus. Qua siamo appena fuori. Stiamo entrando nella hall. Reception varie. Primo bar. Qua tutto è compreso nel prezzo. Qua inizia il viale con le palazzine a destra e a sinistra. Qua stiamo arrivando a una piscina di forma irregolare, ma lunga circa 100 metri. Con zone con l'acqua proprio bassissima, dove vedete quella ragazza che ha il piede sul materassino, e zone dove al massimo comunque l'acqua arriva a 1,20 m. Qui mettono i teli a disposizione dei clienti, qui si buttano. Questo è un altro bar, sempre dove tutto è incluso, perché qui tutto, ovunque, è tutto incluso. Questa è ancora la piscina di prima. Pure con un ponte e l'idromassaggio. Scacchiere giganti. Piccole capannette dove distendersi. Qui l'altro giorno c'era un colibrì, vero? Qui finisce la piscina, che ora vi faccio vedere al contrario. E continuiamo. Un altro vialetto. Appartamenti a destra e a sinistra e anche in alto. In questa piazzetta ci sono i giochi d'acqua, però adesso è spenta. Qui ci stiamo avvicinando alla zona dove si mangia, dove si fa sia la prima colazione che la cena.
qua in questo tabellone proiettano tutte le cose che fanno durante la giornata, le informazioni circa l'intrattenimento. Questo è il primo ristorante dove si può mangiare carne grigliata. Questa è un'altra piscina, là sopra c'è la palestra e la sauna. Qua ci sono 2-4 ristoranti tematici, uno a base di pesce, uno grill, uno italiano e uno francese. E poi quello che sto inquadrando adesso invece è il posto dove si fa la colazione e il pranzo, perché gli altri locali si aprono soltanto la sera. Questa è ancora un'altra piscina. Questo è ancora un altro bar che, come tutti gli altri, è a disposizione dei clienti in maniera totalmente gratuita. Puoi prendere un bicchiere di birra qua e lasciare il bicchiere vuoto dall'altra parte, non succede nulla. Un'altra trattoria qui davanti. E qua si va verso la spiaggia. Ma c'è sempre animazione. Adesso stanno giocando a pallone, di mattina insegnano a ballare. Ecco la spiaggia e ora c'è la parte più interna della spiaggia con il molo, dove si organizzano anche intrattenimenti. Ecco la spiaggia.